Questa è una, chiaramente la storia di due persone che non sono criminali, che di punto in bianco intraprendono una strada che non gli appartiene. Il primo è un uomo che non è smaliziato e non è bravo a destreggiarsi, non è uno che probabilmente diciamo, si sa arrangiare o cerca delle scorciatoie, e paradossalmente si va a trovare in una situazione assurda. Proprio perché non ha questo, usiamo un termine, diciamo, tra virgolette, talento, diciamo, che sempre di più viene richiesto, che è quello di essere bravi. Ora, questa è una storia, chiaramente è un caso limite quello che riporto in questo racconto, però io adesso, a prescindere dai significati, i significati servono, sono uno strumento del film, secondo me, non è che se uno ha il significato più bello, migliore, più attuale, poi fa un buon film, non è quello, ovviamente l'obiettivo è quello di fare un buon film. Trovo che il tema in un film di tensione come questo, in un paese come il nostro, i film di genere non esistono, il fatto che ci sia uno spessore drammatico è fondamentale, perché sennò non funziona e diventa televisivo. Quindi non poteva essere puramente un film di genere, doveva avere una profondità, e secondo me un tema come questo era funzionale alla forza del racconto. In Italia non abbiamo background per fare un film come lo fanno gli americani, di puro intrattenimento, un thriller, eccetera. Senza diciamo, una profondità tematica, e senza il realismo, perché poi era essenziale, diciamo, anche questo aspetto. Secondo me non funzionano questo tipo di storie fatte da noi, sembrano finte, e quindi la cosa bella che a me suggestionava era quella di poter fare un film di genere, perché per anni mi sono chiesto perché non funzionavano in Italia quando li facevano un certo tipo di film, o se no funzionavano soltanto per la televisione, film di genere che poteva, diciamo, perché poi è un tipo di film che io non sono un tipo di film che io amo, che poteva funzionare qui in Italia. Ora, chiaramente, facendo tutti, quando io sono andato, diciamo, a parlare con dei distributori, e loro mi chiedevano di fare, perché loro vanno subito, per esempio: che cosa somiglia a questo film che tu ci porti? Io gli facevo un esempio, chiaramente loro non capivano, forse sbagliavo io a fargli l'esempio. Io dicevo, pensavo al film di Polaghis, dicevo La Valle di là, che è un giallo come struttura narrativa, che però è un film che ha un tema, che è un film invece di fondo drammatico, e con un tema assolutamente universale, classico, parla dell'assurdità della guerra, eccetera. Però dal punto di vista strutturale è l'indagine di un uomo, di un padre che cerca di capire come è morto il figlio, ed è assolutamente un giallo. E quindi io cercavo di far capire che si poteva fare un film che era un film di tensione, un thriller a tinte forti, scure, un film aspro, eccetera, che però non era solamente un film di genere, ma un film drammatico. Proprio perché non avevamo risorse, quasi tutti i camera car che si vedono, che sono tantissimi, sono stati realizzati nel Lazio, ed è stato un lavoro complicato di raccordi per gli esterni, che poi erano in altre località come l'Astigiano, ad esempio, o la Calabria, la Sila. Quindi abbiamo, in fase di sopralluoghi, abbiamo cercato dei posti, anche perché poi non coincideva neanche la stagione in cui il film veniva realizzato. Noi abbiamo realizzato i camera car a luglio, quando gli sfondi sono completamente arsi, non c'è verde. Noi invece l'ambientazione era quella primaverile, quindi abbiamo trovato un posto che sta vicino a Roma, e si chiama Ceri, che sta in un avvallamento, quindi gode di ombra, e anche a luglio è abbastanza verde. Poi un po' abbiamo ritoccato in color correction. Questa sera abbiamo un film italiano in concorso sulla strada di casa, quindi non mi resta che lasciare la parola al regista Emiliano Corapi. E poi anche uno dei due protagonisti, Daniele Liotti. Niente, colgo l'occasione per ringraziarvi, per ringraziare il Festival di Bergamo. E questa è la prima volta in assoluto che il film viene proiettato in sala davanti al pubblico, quindi siamo emozionatissimi.
Grazie. Una bellissima esperienza artistica, per me personalmente credo di essere cresciuto grazie al lavoro fatto insieme ad Emiliano e sulla sceneggiatura, e soprattutto una bellissima esperienza umana dove la collaborazione tra di noi, la solidarietà, sono stati tutti elementi che si sono fusi, uniti e che ci hanno dato la possibilità di creare, di dare luce a questo piccolo film che questa sera vedrete. Spero che il film vi piaccia. Qualora questo succedesse, mi raccomando, spargete la voce, diffondete il verbo, dite quanto è bravo Liotti, ricordatevi questo nome, Liotti. Qualora non vi piacesse, tutti zitti, testa bassa a casa, tanto non se la prende nessuno, e buona visione a tutti.